In Veneto è accertata la presenza delle varianti sotto stretta osservazione dell'ICDC, l'ente europeo di controllo dei virus, per cui va incentivata la sorveglianza. In un documento, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie impone regole più stringenti nell'individuazione dei contatti del caso da sottoporre ad isolamento. Dobbiamo ampliare ulteriormente quella che è l'indagine epidemiologica, quindi non solo i contatti stretti, familiari, i contatti lavorativi, ma anche, torniamo un po' a quello che era il percorso che abbiamo adottato nella fase 1 della malattia, a tutti i contatti, anche quelli a basso rischio. Quindi tutti i contatti possibili che la persona ci può indicare, che il soggetto ci può, la persona ci può indicare, in modo tale da estendere il più possibile la nostra indagine, che significa comunque in sanità pubblica tradotto possibilità di isolamento di questi soggetti. Perché facciamo l'isolamento? Perché dobbiamo assolutamente fare in modo che il virus, questo tipo di virus che contiene questa variante, possa diffondersi ad altre persone. Allora, la ricerca dei contatti del caso va ricostruita fino ai 14 giorni precedenti. Poi, alla fine della quarantena di tutti i soggetti che sono stati a contatto con il caso, di tutte le persone che sono state a contatto con il caso, va fatto il tampone molecolare. A quali sono le persone che ci devono indurre un sospetto? L'ha detto prima anche la dottoressa Ricci, sono le persone che rientrano da altri paesi, non soltanto i paesi a cui sono associate le varianti, ma comunque un elemento di sospetto deve essere legato a una persona che rientra da un viaggio. Poi il fatto che ci siano delle situazioni particolari di focolai in una comunità, per esempio la scuola, e voi sapete che noi stiamo avviando un percorso che io vi ho presentato proprio di scuole sentinella e quindi di sorveglianza ad hoc, dove andremo a ricercare, nel caso in cui avessimo dei focolai, naturalmente la sequenziazione del virus e quindi l'eventuale presenza di variante, e poi per altre situazioni particolari che è valutata nell'indagine epidemiologica che viene fatta a seguito della segnalazione di un caso, questa può indurre il sospetto.